borghesi, col posto macchina difeso dai Doberman. Si dovrebbe guardare nel buco del culo. Palermo è appestata, le fontane essiccate. Non c'è da temere che l'acqua ci giunga alla gola. Mi infilo nel buco maledetto, nel buco del culo di questo posto infetto, per infettarmi anch'io, già infetto! Oramai io e Salvo Licata abbiamo un appuntamento fisso. È proprio sempre in questo teatro. Sì, in questo luogo. Costanza, ma dico, ma accanto al regista, però prima voglio parlare con te perché tu sei Licata. Sì. E mi pare doveroso. Giusto. Sì. Palermo a Zolo. La città a Zolo, che era un tritume che si usava per sbiancare le lenzuola, quindi diciamo mio padre descrive questo azzolo, parla di questo azzolo ovviamente con una metafora per una Palermo sbiancata, una Palermo che ha bisogno di nuovo di un colore. Non è cambiato molto da allora a oggi? No, purtroppo no, descrive anche in maniera velata, insomma, non tanto velata, gli anni di piombo, quindi gli anni Ottanta, quando appunto cominciò questa guerra di mafia, ma purtroppo dico sempre una cosa che mi impressiona, c'è una frase che dice mio padre, si sa che le iene sono aiutate dall'AFA, cioè che l'AFA aiuta le iene, e poi mi impressiona pensare che nel 92 invece sono successe le stragi Falcone e Borsellino, quindi non aveva capito tutto, quasi un presagio. Salvo, quasi un presagio. Un presagio che Salvo Licata, che conosceva bene la città di Palermo, perché era la sua madre città, come lui la definisce spesso, fa tutto un viaggio del sacco di Palermo, della Palermo saccheggiata, la morte di Chinnici, del giudice Chinnici, Cassarà, la gente Antiochia, lo fa però in una maniera poetica, senza essere ripetitivo nel sottolineare queste morti, lo fa come se si tagliasse il palcoscenico, come se si tagliasse il proscenio, come se si tagliasse un sipario, come se si tagliasse una quinta, lo fa con una lama, perché è la parola la sua lama, e quindi lo fa con versi molto taglienti. Noi ci siamo vestiti di maschere drammatiche grazie a una regia di Luca D'Angelo, che ha calzato benissimo la scarpetta di Cenerentola, cruda però questa scarpa, che è una scarpa anche fetida di questi topi che vanno a invasare la città. E Luca D'Angelo, che noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo in questa occasione, ha perfettamente fatto poi il punto del registico su un testo difficile, e noi ci siamo vestiti da attori drammatici proprio per non tradire sia l'autore che il regista. Insomma, prima Rosmarie, la musica, perché la musica. Aristotele avrebbe detto diamo prima spazio alla musica. E noi rispetteremo Aristotele. La musica non poteva che non essere la tua. No, mia, di Costanza, per l'appunto, precisiamo. Le tue mani? Le mani sono le mie. E la voce? È la voce di Costanza. I brani sono anche nostri, mie di Costanza, anche se ci sono due brani di Garcia, L'infame verità del consorzio umano e Su che ballerà, sempre con i testi del papà di Costanza. Quindi Salvo Licata è qui tra noi. Dappertutto. L'anima è la città, cioè appunto quando io ho fatto sentire queste canzoni a Luca, insomma Luca ci siamo capiti perfettamente, perché mio padre appunto ha scritto anche canzoni bellissime sulla città. Qua c'è una canzone che mio padre compose per i Travaglini che si chiama Su che il ballerà, che è molto bella. Conosco gli odori di questa città, i conci di tufo segnati dal tempo, il tempo che passa in vano di qua, ma chi ti sopporta su che
quanto è stato difficile e quanto è stato soprattutto interessante. Ma sicuramente è stato molto difficile, infatti, come ha detto Salvo prima, questo si presenta drammaturgicamente come un poemetto poetico, diviso in tre parti. Nella prima parte c'è un'antifona, nella seconda c'è un susseguirsi di salmi, nella terza parte c'è un gloria, sia in realtà una sorta di catarsi che c'è del testo. Ed è stato molto difficile perché la parola è difficile ma allo stesso tempo è meravigliosa, quella delicata, dove ti colpisce ma ti affascina. E questa è la grandezza del testo. E poi devo dire, io ho avuto tre attori d'eccezione. Assolutamente, dove Costanza canta meravigliosamente, Rosemary ha un tocco del pianoforte meraviglioso, devo dire che Salvo Pipero è eccezionale, è veramente eccezionale, perché lui riesce a interpretare attorialmente dei versi molto difficili, ma veramente molto difficili. Aspetta, per dire queste cose. Ah, l'avete pagato? Sì, guarda, tutto è stato prima. Se mi permetti, volevo dirti una cosa. In realtà noi abbiamo creato, come molto fatto, ho fatto una battuta su Aristotele, no? Loro sono come tre unità aristoteliche all'interno del testo, dove abbiamo a Salvo viene affidata la parola e l'azione, a Rosemary la musica e devo dire insieme a Costanza. E Costanza, voi non lo sapete, ma recita anche, e devo dire che è anche piuttosto bravino in questo spettacolo. Ah, detto dal regista però. No, ma assolutamente, guarda, quando Costanza mi ha proposto queste canzoni all'inizio, io sono rimasto affascinato. Devo dire che qualche canzone noi l'abbiamo anche un po' cambiata, devo dire, l'abbiamo adattata al testo, perché la nostra idea è stata quella di adattare questo testo nell'ultimo girone dell'inferno. C'è una cosa da dire, ma lo dico per il pubblico che è abituato magari a vedere Costanza, Rosy e me in una chiave più ironica, divertente e narrativa. Qui invece la gente non si aspetta di trovare questo spettacolo fatto di chiaroscuri, fatto di riferimenti sulle opere d'arte come il Caravaggio o il Michelangelo, le pietà del Michelangelo, cosa che ha creato Luca d'Angelo e che fa rima con Michelangelo, non a caso. E la gente rimane come a chi dega c'ha vittura a suo suoro, ora così, rimangono così, dice ma c'ha vittura a me suoro. Pipero è diventato realmente un attore di prosa drammatico, come sentite. E infatti lo vedo molto. Ma lui è bello per questo, perché ha questa dicotomia, no? Lui c'è questa totale dicotomia, perché lui è un uomo del popolo che riesce ad assurgere veramente in alto. È questo. Insieme a Costanza e a Rosemary, credimi, sono come tre entità che girano in questo girone infernale, sono diabolici, affascinanti, è un colpo allo stomaco vedere questo spettacolo. Allora, siccome io ti credo, io adesso me lo vedo. Assolutamente. E diciamo anche a loro che siete qui, in questo teatro, al Teatro Biondo, la Sala Strehler, fino a quando? Fino al 31 maggio. Non potete perderlo questo spettacolo, i brividi. Assolutamente sì. Mamma! Di Timur. Qui le fa re ste si me to no i ta mi no si spi da di ho fo ri da che lo pro pre da di ta da gli smi ha su no come lupo che ha perso il suo branco. Cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Lisa.
Questo programma è stato offerto da Rio Detergenti.